Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che è da un po' che non mi faccio vedere, ma purtroppo ci sono dei piccoli, tra virgolette, problemi nella mia vita, quindi non ho più molto tempo. Ci sarà in futuro un video in cui spiegherò esattamente il motivo per cui appunto non pubblico video più in maniera costante. In ogni caso, per questo mese, dovrei avere un pochino più di tempo libero, quindi, registrerò una serie di video a tema natalizio. Il primo, per l'appunto, è questo, e si tratta di i regali che è possibile fare a chi ama viaggiare. Si tratta di una sorta di classifica, diciamo così. Ho cercato quelli che secondo me sono i regali migliori, più adatti a chi ama viaggiare, e li ho messi in ordine di prezzo, quindi all'inizio troverete quelli più economici, mentre andando avanti nel video saliremo di prezzo. Ho cercato i link su Amazon, ve li lascio tutti in descrizione. Ce n'è da 1 a 3 per ogni oggetto, quindi potrete comunque anche scegliere in base al vostro budget. E direi di cominciare visto che non voglio fare un video lungo troppo. Il primo oggetto, quello più economico, siamo sotto i 10 euro per il momento, quindi sono i contenitori per i liquidi, che sono assolutamente indispensabili per chi viaggia in aereo. Il secondo oggetto sono i mini kit per il pronto soccorso, che si spera di non dover mai utilizzare, però è comunque sempre utile avere in borsa o comunque mentre si viaggia, soprattutto per se avete un amico che è molto avventuroso. Anche in questo caso siamo sotto i 10 euro. Il terzo oggetto è il pesavalige, che per chi come me non è capace di viaggiare leggero è assolutamente indispensabile per evitare di avere un bagaglio troppo pesante e quindi pagare la multa per qualche chilo in più sul bagaglio. Anche in questo caso, nel link che vi ho trovato, siete sotto i 10 euro come spesa, quindi comunque sia prezzi decisamente abbordabili per questi primi tre oggetti. Adesso saliamo leggermente sopra i 10 euro con il prossimo oggetto, che sono un set di posate portatili, e anche in questo caso è un oggetto molto utile per gli amanti del campeggio. Appunto, siamo poco sopra i 10 euro, quindi comunque sia decisamente abbordabile come prezzo. Il prossimo oggetto è una cosa che non conoscevo e che secondo me è molto utile, ovvero una cintura portasoldi. In realtà non è molto da viaggio, quanto è più un oggetto per chi fa sport, ma secondo me è un oggetto molto comodo e discreto per avere sempre i propri soldi, o se volete magari anche riuscite a farci stare qualche documento al sicuro. Altro oggetto decisamente utile che può costare molto caro se non ce l'avete nel momento in cui viaggiate è l'adattatore universale. Lo potete regalare a chiunque ami viaggiare, anche a chi viaggia solo nell'Unione Europea. Basti pensare che basta andare nella vicina Inghilterra per non riuscire più a ricaricare il proprio cellulare. Altro oggetto è il Gorillapod. Ce ne sono di varie forme, misure, e il prezzo del minimo che ho trovato sono appunto intorno ai 15 euro. Si tratta di un oggetto che è molto utile per agganciare GoPro, cellulari o fotocamere a qualsiasi cosa praticamente. Ovviamente più salite di prezzo, più avete la certezza di avere un prodotto di qualità. Altro oggetto sicuramente utile per chi ha cavi, cavetti, eccetera, è una pochette portacavi e anche porta un po' di tutto, diciamo così. Io ne ho una molto piccola, quella che vi propongo io in questo caso da Amazon è un pochino più grande, quindi ci sta un po' di tutto. Cavi, batterie, chiavette, eccetera, e siamo comunque sotto ai 20 euro, quindi assolutamente non molto costoso. Prossimo oggetto, si tratta del set per i dormiglioni che dormono in qualsiasi situazione e che comprende il cuscino, i tappi e la mascherina per appunto dormire. E anche in questo caso comunque siamo ancora sotto i 20 euro. Oggetto un pochino più ricercato forse, un pochino più interessante, dedicato soprattutto a chi piace scrivere e raccontare i propri viaggi o che vuole prendere appunti, eccetera, è un diario di viaggio. Io vi metto due link, uno è quello della Moleskine, che secondo me è molto ben fatto. E potrebbe essere veramente un bel regalo fatto alla persona giusta.
Il secondo è un pochino più alto come prezzo, ma potrebbe essere un regalo un pochino più ricercato, un pochino più particolare, perché si tratta di un diario di viaggio impermeabile. Cambiando un pochino, ma tenendoci sempre sotto i 20 euro, c'è la scratch map, ovvero la mappa quella da grattare, con appunto il planisfero, diciamo, da grattare. Lo trovate più o meno in qualsiasi dimensione. Quello che vi propongo io è comunque sotto i 20 euro ed è abbastanza grande ed è nella mia lista delle cose da comprare o da ricevere come regalo. Quindi se mai voleste rendermi felice, sapete cosa regalarmi. Altro oggetto, in questo caso saliamo sopra i 20 euro più o meno, siamo intorno ai 25 per quello che vi propongo per il link che vi ho messo io, è il purificatore per l'acqua, diciamo la cannuccia per poter bere da qualsiasi fonte d'acqua che potrebbe non essere molto sicura. E anche in questo caso, come per il kit del pronto soccorso, diciamo così, o per le posate portatili, è adatto soprattutto se avete un amico a cui volete che è particolarmente avventuroso e anche un pochino spericolato, se vogliamo così, a cui volete fare un bel regalo utile. Altro oggetto, anche in questo caso intorno ai 25-30 euro, per l'accappatoio o l'asciugamano in microfibra. Io mi sono trovata veramente bene, li ho usati praticamente per tutto il mio anno in Australia e anche al di fuori di questo anno, perché comunque sono molto leggeri, compatti e si asciugano in un attimo, quindi assolutamente perfetti per chi ama viaggiare. Prossimo oggetto, che anche in questo caso è un oggetto che vorrò comprarmi, ma comunque sia magari un pochino più avanti, siamo comunque sotto i 30 euro, tanto per capirci, è il power bank solare. Non è una semplice batteria esterna con cui ricaricare il cellulare o altri dispositivi elettronici, ma a questo viene aggiunto un piccolo pannellino solare. Per non avere mai le batterie scariche, praticamente ce n'è di tutti i tipi, di tutte le capacità, quindi io vi lascio a quello che mi sembra il migliore come rapporto qualità-prezzo, quindi siamo comunque sotto i 30 euro. Altro oggetto decisamente utile, soprattutto per chi viaggia in aereo, è il beauty da appendere. Appunto, come vi dicevo, è molto comodo perché una volta in albergo, beh, vi basta srotolarlo e appenderlo e siamo comunque ed è molto comodo, diciamo così. Salendo un pochino più di prezzo, troviamo invece la lavatrice portatile. Io non l'ho mai provata, ma diciamo che potrebbe essere molto utile per chi appunto ama il campeggio, non vuole portarsi dietro troppi oggetti, troppi vestiti, diciamo così. E si tratta di un sacchetto dove potete mettere i vestiti sporchi e l'acqua e penso anche del sapone, presumo, e potete avere comunque sempre tutti i vestiti puliti man mano che li usate. In questo caso siamo intorno ai 50 euro, quindi un regalo un pochino più importante. Salendo ancora di prezzo troviamo l'ebook reader, per chi ancora non ce l'ha e per chi non vuole rinunciare a leggere anche quando è in viaggio. Quello che vi propongo io è quello da circa 70 euro, quindi comunque non una spesa impossibile. Ultimo regalo, quello diciamo un pochino più importante, si tratta di un action cam. Io vi lascio tre link in descrizione, quindi potete vedere in base alle vostre finanze quello che preferite. Vi lascio quella che ho io, la GoPro Hero 4 Silver, l'ultima arrivata tra le GoPro che è la GoPro Hero 5, e poi vi lascio anche l'alternativa economica, quindi la Xiaomi. Io non l'ho mai provata, però a quanto pare è molto buona e una qualità pari a quella della GoPro, ma si paga molto meno, siamo intorno ai 160-200 euro, tanto per capirci. Economica, ma valida quanto la GoPro. Io ho detto questo, ho concluso con la mia lista di regali che potete fare a chi ama viaggiare. Spero che il video lo abbiate trovato utile e interessante, in questo caso lasciate un bel like. Potete condividere il video con i vostri amici in modo tale da magari ispirarli per farvi un regalo se siete degli amanti di viaggi. E potete magari lasciare un commento qui sotto se avete qualche suggerimento in più da dare agli amanti di viaggi o chi cerca qualche regalo da fare agli amanti di viaggio.
Io vi lascio, vi ricordo anche che in descrizione, oltre a tutti i link che ho scelto per voi di Amazon, potete trovare anche i link per seguirmi sui social. E noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!